Buonasera, bentornati all'appuntamento settimanale con le nostre lezioni da chef. E oggi, a grande richiesta, con immenso piacere, torna ospite in trasmissione il grandissimo professionista Luciano Passeri. Ciao Luciano, bentornato. Buonasera Jennifer, buonasera a tutti. Che piacere tornare a lavorare insieme a te. Come stai? Bene, bene dai, tutto bene, vista la situazione, però stiamo molto bene, grazie a Dio. Oggi ci apri le porte del tuo laboratorio, siamo nel laboratorio di Milù, dove tu prepari le tue specialità, i tuoi lievitati, che sono davvero strepitosi. E questa sera ci terrai una lezione davvero molto interessante su un qualcosa che a casa possiamo utilizzare in mille modi. Quindi mettetevi comodi, prendete carta e penna, anzi, neanche serve, perché poi potrete rivedere questa puntata su YouTube con tutti i dettagli del caso. Faremo una lezione sul, dillo tu Luciano, sull'icoli, ovvero sia il lievito madre liquido. L'icoli, la parola stessa lo dice, lievito in coltura liquida, quindi è un lievito molto idratato, molto più facile da gestire soprattutto in casa, più pratico da inserire all'interno dei nostri impasti, che sia pane, pizza o grandi lievitati, ed ha un utilizzo veramente veramente veloce. Ecco perché ho pensato di farvi vedere come gestire al meglio questo licoli, lievito madre in crema, per le vostre specialità casalinghe. Perché si può utilizzare praticamente per tutto, Luciano, giusto? Assolutamente sì. Per la pizza, per il pane, per la focaccia, anche per i dolci? Sì, per esempio noi ci facciamo anche i pani hamburger, ci facciamo un po' tutte le lievitati che ti consentono l'utilizzo di un lievito madre, un lievito comunque. E in questo caso parliamo di lievito madre in crema. La differenza tra il lievito madre in crema e il lievito madre solido che avrete visto nelle altre puntate è appunto, come dicevo prima, la gestione, la facilità di esecuzione. Il lievito madre è molto più complicato, ha bisogno di molta attenzione, diversi rinfreschi prima dell'utilizzo, molto attenti al tempo e temperatura, che è l'unica cosa fondamentale certa del lievito naturale. Il lievito madre non esiste, io ti do la ricetta, io ti do la soluzione, non esiste. Il lievito madre, soprattutto il lievito madre solido, duro, ha due importanti fattori che non possono essere sbagliati: tempi e temperature. Punto. Tempi e temperatura, anche facile da ricordare. Fondamentale questo, anche nell'icoli, ma diciamo che qui con l'icoli insegnerò un metodo di gestione con il frigorifero casalingo che vi faccio vedere, che è veramente semplice da utilizzare. Cosa importante, appunto, per vedere le due differenze, il lievito madre duro è molto utilizzato, soprattutto negli ambiti professionali, sì, perché ci sono professionisti che lo usano e sanno gestire bene questo fatto appunto di tempo e temperature, gestire l'umidità, gestire i giusti tempi di maturazione del lievito, quando metterlo all'interno di un impasto. E quindi molto più complicato per una casalinga, ovviamente. Casa è impossibile da fare. No, si può fare, però ci serve un'attenzione maniacale. Ecco, dobbiamo vivere per il lievito, chiaramente un professionista lo può fare. Beh, ma certo, chi? Noi siamo sempre in laboratorio, quindi certo. Comunque con i turni di lavoro, se non lo rinfresco io, lo rinfresca il mio braccio destro, e quindi abbiamo sempre un lievito pronto a funzionare. Nel caso del lievito madre in crema, questo è il nostro lievito madre in crema. Bellissimo. Rigenerato ieri, rinfrescato ieri, e oggi lo andiamo a utilizzare per i nostri lavori. Posso vedere? Prego. Innanzitutto, mamma mia che profumo, e guardate che bolle, guardate come si muove. Questo bouquet di profumi è dato proprio dalla giusta fermentazione, conservazione. Io ti prometto che lo rifarò, ci proverò, e sono certa che con i tuoi consigli ci riuscirò anche. Dopo te ne do un pezzetto. Allora io parto avvantaggiata. Allora, iniziamo a parlare di una cosa fondamentale per fare un lievito madre. Ovviamente, se io e Jennifer oggi facciamo il lievito madre qui, con le stesse farine, lo stesso lievito, la stessa acqua, e poi lei lo porta a casa sua, il lievito è diverso, perché l'ambiente in cui vive il lievito è fondamentale, determinante per la sua gestione e per il suo risultato. Da te c'è un ambiente diverso, sì, lo finì che tu hai una zona di campagna più vicina, e io non ce l'ho in questo caso, sì, quindi
il tuo lievito si arricchirà di altri tipi di aromi, quindi sarà un lievito completamente diverso. E questo è fondamentale, quindi non esiste lo stesso lievito. Ogni lievito, già se lo prendo e lo porto in un altro laboratorio, il mio lievito cambia. Ok? Ok. Quindi, una cosa, stare attenti, ecco, il lievito subisce trasformazioni importanti durante la raccolta del grano, perché le spore vanno in giro e quindi vanno a contaminare il nostro lievito. Un altro periodo importante è la gestione del quando si fa la vendemmia. Anche qui i lieviti vanno in giro, le spore di lieviti vanno in giro e vanno a contaminare lì dove c'è una vicinanza di queste cose, il nostro lievito. Posso dire una cosa? Sembra quasi una cosa di fantascienza, invece è davvero così, cioè è proprio che l'ambiente influenza questo lievito, che in realtà è una creatura vera e propria. Assolutamente, quindi è una sorta sì. di magia. Sì, è vivo, è un elemento vivo, è un microorganismo, quindi per essere un microorganismo è presente in natura, in ogni luogo, in ogni dove, e quando vede acqua e farina lui ci si butta dentro ci e va a riprodursi e quindi a creare il nostro lievito. E noi lo ringraziamo che si tuffa a capofitto nella farina, perché riusciamo a gustare delle specialità pazzesche proprio grazie al lievito, ma soprattutto grazie a professionisti come Luciano che lo sanno fare come si deve. Allora, cominciamo! Come no? Una premessa: il lievito è stato scoperto anticamente dagli egizi quando hanno visto tracimare il Nilo, no? Che lasciava questa melma chiamato limo, è andata a contaminare le loro provviste di grano, quindi di frumento o di cereali, tipo che poteva essere l'orzo o poteva essere il farro. Quindi che cosa è successo? Hanno visto che quando l'acqua è andata in questi contenitori dove mantenevano il loro cereale, in maniera proprio è venuta una fermentazione, no? E da lì è stata scoperta la lievitazione, e da lì poi noi tutti gli studi oggi ci hanno portato a fare il lievito compresso, che non si chiama più lievito di birra ma lievito compresso, perché una volta veniva dalla lavorazione della birra, mentre adesso viene dalla lavorazione della barbabietola da zucchero. Il ceppo del lievito di birra, volgarmente o comunemente chiamato lievito di birra, è il Saccharomyces cervisiae. All'interno del lievito madre c'è anche il Saccharomyces cervisiae, perché è il lievito, diciamo, è il ceppo che ci permette di fare la lievitazione vera e propria, quella di produrre le bolle, quindi di produrre gas e alcol. Però la cosa bella del lievito madre, a differenza di un lievito di un ceppo isolato come il lievito compresso, il lievito di birra, è appunto il fatto che è una tribù di lieviti e batteri. Ecco che qui si creano i bouquet, le acidità, tutte le fragranze che vengono poi trasmesse nel nostro pane, nella nostra pizza, o anche, come vedete, nei grandi lievitati come il panettone, come la colomba, ci sono, a parità di utilizzo di lievito madre, di ricette stupende di tutti i professionisti, caratteristiche diverse negli alveoli, nella consistenza, nella conservazione. Tutto questo dipende appunto da come sta il lievito, da come è gestito e di che tribù abbiamo all'interno dei nostri amici lieviti e batteri, ok? Partiamo mo per non fare troppa... Sei riuscito davvero a creare nella mia mente un'immagine di questa tribù, di tutti questi elementi che in qualche modo collaborano tra di loro per portare un risultato strepitoso. Veramente, Luciano, complimenti per questa spiegazione. Sì, io cerco sempre di rendere facile, no? La lezione, perché le persone devono capire, senza troppi paroloni scientifici, perché lì poi ci perdiamo. Io faccio sempre un esempio: il lievito ha bisogno di essere nutrito, essendo un elemento vivente, un microorganismo. Il lievito si nutre di zuccheri semplici, ok? La farina in realtà è un amido, quindi è uno zucchero complesso. All'interno della farina, grazie a Dio, in natura c'è tutto quello che ci serve per fare quello che dobbiamo. Quindi ci sono degli enzimi. Che cosa sono gli enzimi? Accelerano dei processi di scomposizione. Quindi in questo caso, grazie alla natura, all'interno della farina ci sono le amilasi, che sono gli enzimi dell'amido, che scompongono, fanno parti più piccoline di questo. Immaginate una bistecca alla fiorentina, no? Mica la possiamo mangiare tutta in un colpo. Con forchetta e coltello la tagliamo e la mangiamo. Immaginate, forchetta e coltello, gli enzimi alfa e beta amilasi che riducono
l'amido, che è un macigno grande, in piccole palline di glucosio, e il lievito si nutre. Ok? Fantastico. Quindi mangia. Fantastico. Che cosa succede quando il lievito mangia? Produce gas e alcol, che ci fa gonfiare i nostri impasti, no? Quando ricresce, in questo caso qui davanti abbiamo un pane, sì, che è stato messo in forma ieri sera a chiusura del locale, quindi verso le 11, 11 e mezza. Bellissimo. E tra poco lo andremo a infornare. Questo rigonfiamento è dato dal gas che produce il lievito. Partiamo. Come si fa a fare un lievito in casa partendo da zero? Materia prima, fondamentale una farina che sia una farina di tipo 1, comunque una farina grezza, la definisco. Io purtroppo sono controcorrente, sono un po' l'anarchico della panificazione, perché non sono legato ai marchi, non sono legato a niente. Io le farine le chiamo farine agricole. Agricole nel senso che sono farine che non sono trattate, quindi una farina macinata, possibilmente di una macinazione meno raffinata, io preferisco la 1, una farina di forza, sì, e possibilmente biologica, lì dove non c'è nessun trattamento, in modo che i nostri lieviti, quando vanno a contatto, sia i batteri che i lieviti, vanno a contatto, hanno il loro habitat. Okay. Semplicemente, andiamo a per partire con un lievito madre licoli, quindi un lievito madre in crema tipo questo, sì, come sono partito io, senza nessun tipo di starter, senza nessun tipo di acceleratore, niente. Ok. Farina e acqua. Farina, punto, e acqua, sono così, quindi, curiosa. Mi metto un attimino a pesare. Facciamo un esempio su 200, sì, grammi di farina. Secondo te a casa dovremmo partire da 200 grammi? È una quantità giusta per partire a casa, okay, per evitare poi di fare grandi quantità. È chiaro, okay, che i primi giorni dobbiamo farne un po' di più, abbiamo un po' più di spreco, però poi andando avanti nel tempo, nella, diciamo, preparazione del lievito, sì, perché il lievito non è che lo prepari ed è pronto. Certo, bisogna ci aspettare. Ci vogliono una quindicina di giorni perché sia veramente operativo. Poi più sta e più si stabilizzano le acidità acetiche e lattiche, più si stabilizza il rapporto tra lieviti, sì, e batteri, e quindi ed ecco che lì si va a fare un'autogestione il nostro lievito. Sì. Ovviamente tenendo tutti i parametri corretti, quindi una farina giusta, un'acqua a temperatura, un ambiente pulito, non sanificato, mai usare varichine, sanificanti aggressivi. Che sono tanto di moda adesso. Lo so, però in questo caso non li dobbiamo usare perché, cioè, il lievito è un microorganismo. Andiamo ad uccidere tutto. Perfetto, che cosa vuol dire? Se uso la varichina per pulire tavoli o uso dei sanificanti che ammazzano tutti i batteri e i germi, in questo caso sanificare vuol dire pure acqua e aceto. Assolutamente, okay, sì. Sanificare il giusto, ma non eccedere. Non usare varichine, perché essendo un antisettico, un antibatterico, me l'ammazza il lievito. Assolutamente, quindi, sì. Perfetto. Un altro esempio, se io metto le muffe dei formaggi o dei salumi, mi danneggiano il lievito. Se io metto una frutta matura, me lo può aiutare vicino, capito? Quindi, perché il lievito, okay, le spore vanno a contaminare. Detto questo, 200 grammi di farina. Andiamo a mettere in questo caso la stessa quantità di acqua. Io ne metto leggermente di meno per renderlo un po' più solido all'inizio. Quindi, okay, invece che 200 grammi ne metterò 160, okay, 180, poi a seconda di come assorbe la farina. Ma la temperatura dell'acqua come deve essere? Temperatura ambiente. Una casa indicativamente starà intorno ai 22 gradi, più o meno? Sì. Indicativamente temperatura 20 ambiente. 20 gradi, dai, 22 è un po' tanto. 20-22 gradi, dai, diciamo così. Ok, adesso una volta pesata la farina e pesata l'acqua a temperatura ambiente, andiamo a inserirla nella farina e andiamo a miscelarla. Dobbiamo creare un composto abbastanza cremoso. Okay. Quindi con una forchetta. Forchetta, un cucchiaio, se abbiamo una planetaria con una planetaria. Ah, okay. Una planetaria con la foglia, andiamo a fare questo lavoro. Poi ovviamente dipende dall'assorbimento della farina. Okay. Perché anche questo dipende poi dalla farina. Esatto, quindi più una farina, ecco perché io mi tengo un range di 20-30 grammi di più o di meno di acqua, appunto da poter gestirmi questo assorbimento. In questo caso qui abbiamo una farina di tipo 1, di una forza non eccessivamente forte. Ok. Come vedete che si inizia a formare un po' il glutine, vedete che inizia. Cosa facciamo? Lo prendiamo, ci bagniamo leggermente le mani, lo stacchiamo, lo mettiamo in un'ampolla come questa. Mani bagnate con acqua o con acqua, olio? Acqua, 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 okay, acqua.
andiamo a mettere il lievito qui dentro, lo chiudiamo con il cellophane, con una garza, una calza da donna vecchia che può traspirare. Quindi deve essere comunque chiuso? Chiuso ma bucato, vedi il cellophane qui è bucato, tutto bucato. Ah, ok, sono tutti buchetti, sì. Li buchi tutti in modo che può traspirare, che ha bisogno, il lievito ha bisogno di aria, è vivo, deve respirare. Dobbiamo fare un segnetto? Un segnetto per far vedere che c'è stato, vedi, un piccolo movimento da quando questo lo ho simulato. Cosa? Se l'avessimo fatto 2 giorni prima. Ok. Quindi che succede? Questo lievito l'abbiamo fatto acqua e farina, giusto? Sì. L'abbiamo messo in questa ciotola, lo chiudiamo con una garza o con una calza o con qualcosa, anche un cellophane però ben bucato. Ok. Lo lasciamo nell'ambiente di casa più caldo per 2 giorni. 2 giorni, nell'ambiente di casa più caldo per 2 giorni. Dopo 2 giorni che succede? Questo lievito vedete che si sarà mosso leggermente. Sì. Rifacciamo la stessa operazione. Una parte di acqua, una parte di farina, una parte di lievito e mescoliamo. Ovviamente la parte superiore la andiamo a levare perché diciamo è la parte sporca in questo caso. Prendiamo la parte interna, la parte più pulita. Quindi esempio, se la parte interna pesa 100 grammi, 100 grammi. Mettiamo 100 grammi di acqua e 100 grammi di farina. Io perciò non ho parlato di numero ma di parti, appunto per evitare deviazioni di numeri. Che cosa facciamo? Una parte di lievito, che in questo caso è quello che rimane nel cuore, una parte di farina, della stessa farina che abbiamo utilizzato per fare la prima partenza, e una parte di acqua. Mescoliamo come abbiamo visto e rimettiamo nell'ampolla. 24 ore facciamo lo stesso lavoro. 24 ore facciamo lo stesso lavoro fino a quando vediamo che questo lievito nell'arco di 10 giorni in circa 3 ore raddoppia di volume. Quindi 10 giorni. 10, 15, poi dipende sempre dalla farina, dall'ambiente. E in 3 ore deve raddoppiare di volume. Quando fa questo è pronto per essere utilizzato. Possiamo iniziare ad utilizzare, okay? Ok. Fatto questo, quando il vostro lievito diventa tipo il mio, che è diventato pronto da utilizzare, lo dobbiamo gestire tutti i giorni, cosa succede? Si prende una parte di lievito, io questo lo conservo in frigorifero. Ok. Quindi lo tolgo dal frigorifero, lo faccio acclimatare, prendo un pezzo, scusatemi, bagno un secondo le mani. Quindi questo praticamente dopo 10 giorni è pronto e lo possiamo 10, consumare 15. Tutto. No, una parte te la devi sempre tenere da rinfrescare e tenere in frigo. Sì, però l'ultima parte, diciamo. Sì, quella che tu, per esempio, vedi questo? Noi oggi lo utilizzeremo, una percentuale per l'impasto, una percentuale per il pane, rinfreschiamo e lo usiamo domani. Ok. Ok, tutto questo il processo è tutti i giorni. Quindi che si fa? Si prende una parte di lievito, in questo caso, si rinfresca con un'acqua a temperatura intorno ai 26-28 gradi, quindi parità di lievito, parità di farina, parità di acqua, si impasta come abbiamo visto a mano con una planetaria, con una spatola, si lascia nella ciotola di conservazione, in questo caso questo secchio per me, quando si muove di un 20% che si inizia a muovere, sale, lo prendiamo e lo mettiamo in frigo. Okay. Il giorno dopo lo ritroveremo in queste condizioni. Addirittura. Okay? Esatto. Qual è la cosa bella di questo lievito? Che adesso, se io dovessi impastare con te in questo istante, prendo la quantità di lievito che mi serve, la butto nella farina e nell'impastatrice e vado in produzione. Non ho bisogno di fare rinfreschi. Lo uso da riposo. Perché questo? Ho visto che usandolo da riposo in questo modo, il lievito mi dà una stabilità maggiore, meno acidità e una spinta più uniforme. Se invece dovessi fare un grande lievitato, gli dovrei dare dei rinfreschi. Ok. Da un lievito licoli, quindi un lievito in crema, posso creare un lievito solido. Come faccio a creare un lievito solido? Una parte di lievito, una di questo lievito qui pronto, una parte di farina, il 25% di acqua, non più la stessa quantità. Ok. Quindi il 25% di acqua, impasto, faccio la pagnotta classica, quindi la pagnotta classica del lievito solido, lo incordo, gli faccio la croce, lo faccio sfioccare. A 3 ore, 3 ore e mezzo è pronto per andare in un impasto. Ora ti faccio una domanda che sarà molto utile per chi ci sta seguendo da casa in questo momento e anche per me, perché sono seriamente intenzionata a farlo, perché mi sembra davvero una magia che da un po' di acqua e farina riusciamo a creare una cosa del genere. Secondo me bisogna provare proprio per rendersi conto di questo prodigio tutto naturale. Per 1 chilo di farina, che è più o meno la dose che si fa a casa per fare una pizza, quanto liquidi dobbiamo utilizzare? Ok, allora partiamo dal presupposto, dipende sempre da come sta un lievito, perché è sempre un lievito naturale. Comunque se sta bene rispetto ai parametri, che nell'arco delle 3 ore il lievito comunque parte, lo mettiamo in frigo, è un lievito che quando poi la mattina lo riprendiamo è triplicato se non quadruplicato. Sì. Diciamo che una pizza in teglia da casa
in un metodo, diretto possiamo metterne fino al 25%. Quindi 250 grammi su un chilo. In un metodo indiretto, ovvero sia facciamo una biga, quindi un primo impasto, una fermentazione, ne possiamo mettere molto meno, quindi 10-15%. Ok. Per esempio facciamo un pane, no? In questo caso abbiamo il pane qui. Su un chilo di farina andiamo a mettere il 20% di lievito, quindi in questo caso su un chilo di farina 200 grammi, il 70% di acqua, quindi 700 grammi di acqua, il 2% di sale. Ovviamente la farina in questo caso è una farina ancora un po' più grezza, come vedi, ma l'importante è che sia una farina non troppo debole, perché il pane come funziona? Una volta fatto il pane impastato si fa un fermo macchina, tecnicamente si chiama autolisi o fermo macchina, quindi acqua e farina al 60% della farina totale, quindi l'acqua 600 grammi su un chilo, impasto 5 minuti, blocco l'impastatrice, in questo caso con una planetaria a casa, lo fermate circa un'ora a temperatura ambiente. Rifinite l'impasto, quindi andate ad aggiungere il lievito che serve, l'altra acqua, in ultimo il sale, chiudete l'impasto, fate una piega, lo mettete in una vasca di contenimento, quindi un contenitore, lasciate riposare per circa 4 ore a temperatura ambiente, fate una preforma del peso desiderato, 500 grammi, un chilo, quello che sia, quello che serve, lasciate riposare un'oretta, dopodiché formate la pagnotta. Formate la pagnotta, io lo metto in questi stampi, ognuno può mettere dove vuole. Ci sono anche, potete usare pure gli scolapasta classici, ci mettete un bel tovagliolo, lo infarinate bene e lo mettete lì dentro. Lasciate riposare questo impasto nel luogo più fresco della casa, possibilmente una cantina dove sta intorno ai 10-15 gradi, dalla sera prima di andare a dormire fino alla mattina del giorno dopo per poi infornare. Questo è un pane che noi facciamo usualmente tutti i giorni per i nostri locali, produciamo pane in questa maniera. Ciano, che dire? Io sono davvero incantata da questa lezione che ho trovato molto interessante, ho capito davvero tantissime cose e ti ringrazio veramente per averci regalato i tuoi segreti che sono preziosissimi per me e per chi ci sta seguendo in questo momento. Ora però è giunto il momento, come tu ben saprai, di andare a conoscere una eccellenza del nostro territorio e io ti voglio portare nel mio paese a Loreto, a Prutino, per conoscere da vicino l'azienda Ciavolic. Una bellissima intervista alla titolare Chiara Ciavolic. Cosa amo di più del mio lavoro è il fatto che sia espressione della persona. E è un lavoro che ti dà la possibilità di esprimere la personalità tua e insieme alla tua dar valore anche al lavoro delle persone che ti circondano. Tutte chi me mi sospirate stamattina. Del mio lavoro il fatto che sia legato alla terra e si chiama attività primaria l'agricoltura perché produce qualcosa che prima non c'era e la riproduce ogni anno
e il fatto che abbia a che fare molto con la cultura, e perché il vino è cultura ed è e rappresenta molto ciò che è la tua cultura e la tua persona. Non è sempre stato chiaro che avrei fatto il vino, anzi, io provengo da una famiglia di Pescara, benestante e antica. Il cognome è antico, risale al 500 ed erano dei mercanti di lana della Bulgaria che arrivarono in Italia e si stabilirono nel corso dei secoli, divennero proprietari terrieri. Ma il benessere nella mia famiglia non è arrivato grazie alla terra, ma grazie all'attività di mio padre, che nel dopoguerra, dopo essersi ritrovato proprietario terriero, e mise su un'azienda di macchine agricole insieme ad altri soci e lui socio maggioritario. E questa azienda di macchine agricole ha portato il benessere nella mia famiglia. Mio padre ha mantenuto le attività agricole e industriali parallelamente fino al 1995, anno in cui un ictus lo ha colpito e io avevo 17 anni e da quel momento la mia vita è cambiata. Nessuno si aspettava da me che rinunciassi agli studi, d'altra parte ero nelle condizioni di potermeli permettere e scelsi una facoltà, legge, che non aveva nulla a che fare con le mie aspirazioni, che non avevo, perché a 17 anni, a 18 anni non sapevo assolutamente quello che avrei fatto nella vita, e quindi scelsi qualcosa di, tra virgolette, universale, come la giurisprudenza. E gli anni dell'università furono anni che mi permisero di concentrarmi più che sul fare, sull'essere. E feci una laurea, una tesi in diritto penale dell'economia e questo mi diede la possibilità di studiare insieme a mio padre dei meccanismi economici come proprio quello della mia tesi di laurea che era il leverage buyout, che solo 22 o 23 anni dopo ho collegato che avevano a che fare con quello che poi io ho fatto nella mia azienda. Tornata dalla laurea in legge a Pescara, ho praticato secondo i sogni della mia famiglia un po' di pratica presso uno studio prestigiosissimo di Pescara, salvo poi dopo 6 mesi accorgermi che non era quello che volevo per me. E quello che è successo è stato particolare perché mentre facevo la pratica presso questo studio ogni tanto passavo del tempo con mio padre a guardare i conti e dell'azienda agricola, conti che non ridavano mai, ed è in quel preciso momento che mi resi conto che la mia azienda, o meglio la mia famiglia, perché in questo tipo di aziende agricole storiche la famiglia e l'azienda coincidono, era attaccata da una serie di parassiti che sicuramente ne avrebbero determinato la morte. Era solo questione di tempo, non del se, non c'era una possibilità di salvezza, a meno che una nuvola di rame zolfo non fosse intervenuta a difendere questa famiglia e questa azienda dai parassiti che la stavano attaccando. E questa è stata questo è stato il momento in cui io ho capito quello che avrei dovuto fare e l'ho praticamente sentito mio. Ho sentito che prendere in mano la responsabilità di questa azienda avrebbe significato proteggere la mia famiglia dall'attacco di parassiti e dare un senso a tutto quello che era stato il passato, dandogli la possibilità
di essere trasferito nel futuro. Non aveva a che fare con il cosa, ma con l'essere. Cioè non era importante quello che la mia famiglia facesse, era importante il come mi sentivo, come mi sarei sentita se fossi riuscita nell'impresa. Il fatto poi di fare vino, il fatto poi di avere a che fare con la terra, chiaramente ha dato un contributo magico alla scelta e alla decisione, perché con il trasformare questa azienda viticola che non faceva vino in bottiglia ma faceva soltanto vino sfuso, che contribuiva ad aumentare il valore di vini di altre regioni e non della propria, ma il fatto appunto di poter trasferire in un atto creativo la personalità che avevo e anche la cultura che avevo guadagnato in quegli anni di esperienza universitaria è stato chiaramente ancora più determinante, perché poi ecco i vini che produco secondo me racchiudono un po' un mondo di esperienze. Alcuni li hanno definiti introspettivi perché questa sono io, perché è così che forse anche a volte in maniera eccessiva anche io stessa mi vivo, forse troppo introspettiva. E quindi da lì è partito un mondo di responsabilità, anni difficili in cui, avendo io una laurea in giurisprudenza che tutto poteva servirmi tranne forse a fare il vino, però questo poi non è stato neanche vero così, perché come diceva Steve Jobs, i puntini si riescono a unire soltanto alla fine, non all'inizio. E dopo 22 anni, guardando indietro mi sono resa conto che la mia tesi di laurea era sul leverage buyout, che è un'operazione finanziaria in cui un'azienda nuova acquisisce un'azienda target sfruttandone la capacità di indebitamento del patrimonio, ed è quello che praticamente si fa nelle aziende agricole, nei cambi generazionali importanti. Un'azienda nuova con un figlio giovane, per poter trasformare l'azienda, deve targettizzare l'azienda del padre sfruttandone il patrimonio e la capacità di indebitamento per poterla acquisire e trasformare a sua immagine e somiglianza. I cambi di pelle in agricoltura sono molto difficili, e sono difficili non solo per chi, non solo perché se c'è un giovane che ha tutta la voglia di mettersi in gioco incontra mille difficoltà sul suo cammino, ma anche perché a volte non si hanno dei padri che fanno un passo indietro. E molto spesso succede che genitori e anche nonni a volte non mollano le prese e danno, in questo modo contribuiscono all'impossibilità di sviluppo di un giovane, ed è per questo che secondo me oggi assistiamo a un'epoca in cui un po' siamo anche pervasi da un nichilismo giovanile, cioè proprio la sensazione di vuoto e di vivere in un vuoto e di non riuscire a trovare una strada, una propria strada. A volte non è solamente colpa del giovane, a volte ci si mette tutto quello che c'è intorno, e io in questo sono stata non fortunata, super fortunata, perché ho avuto una famiglia che nel momento in cui io ho fatto la mia scelta mi ha messo in mano le intere chiavi di questo patrimonio e mi ha permesso di salvarlo dai parassiti e di rischiare tutto, il tutto e per tutto all'interno di questa azienda. Perché vedete, quello che si pensa a volte è che per una persona che viene da una situazione benestante e con determinate possibilità economiche sia molto facile
fare impresa, e perché tanto c'è del denaro dietro. Ebbene, forse questo è vero in alcuni casi, quello che però non si percepisce è che tutto il patrimonio deve essere messo in discussione e deve essere rischiato per poter dare un futuro a determinate attività. E questo è quello che mi è successo. A un certo punto ho cominciato a investire tutto quanto quello che la mia famiglia aveva messo da parte negli anni, fino a quando questo patrimonio era quasi completamente sottoterra e non c'era più via di ritorno, non c'era il piano B, il fallimento non era contemplato. Ed è solo da pochi anni che riesco a guardare con più tranquillità al prossimo presente, neanche al futuro, al prossimo presente, dopo aver investito tutto e quindi tutta me stessa e non avere più il paracadute di ritorno all'interno della terra di Loreto Abrutino. I ragazzi oggi bisognerebbe che non si interrogassero su cosa vogliono fare, ma su cosa vogliono essere, su chi vogliono essere. E io penso che questa sia la cosa più importante. Io, quando mi parlano di scuola lavoro, divento un diavolo. Per me è un abominio la scuola lavoro. Lasciamola ai paesi anglosassoni, a cui lasciamo anche la caterva di morti per il Covid e l'assoluta incuranza degli anziani, dei più anziani e dei più deboli, in nome dell'economia dominante. Io condivido il fatto che i ragazzi, quando sono ragazzi, quando vanno al liceo, quando vanno a scuola, quando vanno all'università, debbano studiare e debbano formarsi sull'essere e non sul fare, e che solo concentrandosi su chi vogliono essere riusciranno a capire cosa poi vogliono fare. E qualsiasi cosa faranno, la cosa importante sarà l'essere, perché, come ti ho detto prima, il fatto di poter fare vino è un privilegio maggiore, ma il privilegio più grande è quello di aver capito quale doveva essere il senso della mia vita e la protezione che dare alla mia famiglia e la tutela di quella famiglia, di quella storia, mi avrebbe permesso di sentirmi realizzata. Quella è stata la determinante. E quindi dico ai giovani: pensate a chi volete essere e non a cosa volete fare. Datevi la possibilità di investire su voi stessi e sui vostri pensieri, e non dimenticatevi mai del vostro cuore, perché tutto quanto parte da lì.